Ma se un giorno qualsiasi, un brutto robottesco vi chiedesse di portarlo a Corso Commercio perché ha bisogno di fare shopping di razzi, voi cosa gli rispondereste? Lo so, quello che stai vedendo è qualcosa di veramente cringe. Ma so anche che anche tu, almeno una volta nella vita, hai sognato di portare a spasso un bruto su un carrello. A parte che vedo che si diverte moltissimo a girare assieme a me, ragazzi, è fantastico. Guardate, va a destra, a sinistra, scruta un po' l'orizzonte. Guardatelo, guarda, non c'è nessuno che lo sta telecomandando, eh. What? Cosa fai? No, no, non scendere, brother. Perché stai scendendo da solo? Raga, sta pulendo l'asfalto, è diventato un bruto aspirapolvere e non so perché. Cosa sta succedendo al mio bruto? No, 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 mi è scappato, raga, mi è scappato, mi è scappato, mi è scappato. Mannaggia! Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Poi non credevo che fosse ancora attivo sto bug. Perché fa così? Ok, mi si è fermato, fortunatamente. No. Non lo fa prendere, raga. Non sto capendo. Si è buggato? What? Cioè, se ci sono degli oggetti di fronte a lui si blocca. No, questa mi è davvero nuova, ragazzi. Questa è proprio nuova per me. Conoscevo questo bug, ragazzi. Non so nemmeno come ho fatto a buggarlo, perché mi è capitato un'altra volta in pubblica e ho visto il bruto scappare via, in pratica. Quindi ripeto, non so nemmeno come effettuare tale bug. Però ricordavo che attraversasse gli oggetti e non che si bloccasse di fronte a loro. Cioè, se io ora rompo questa antenna. Ciao, ciao, bruto. Ci vediamo. Ok, ciao fratello. Ma chissà se salta sulla lava. Non credo, vediamo. Vai, vai, vai. Momento ignoranza, credo che si possa concludere proprio qui. Oggi ci spostiamo subito nello shop giornaliero, perché raga, sembra proprio che in queste ore non ci sia nessuna nuova informazione. Lo avevamo previsto, sono partiti a raffica super spediti quelli della Epic Games ad inizio season tra Rift Beacon ed altre cose. Adesso sembra esserci un mini stallo di qualche giorno. Di conseguenza anche quello che dovrebbe succedere al campetto è fermo. Ma ciò ovviamente avverrà tra domani e dopodomani. Anzi, è molto probabile che oggi, lunedì 19 agosto, si vada ad attivare. Perché se l'update è domani, raga, sì, quando si va ad attivare Rift Beacon. Detto ciò, ragazzi, negozio oggetti, fortunatamente c'è qualcosina di nuovo, ma giusto qualcosina. Allora, eccolo qui, questo è lo shop di oggi, sono tornati i soldatini, ragazzi. Quindi, raga, se vi piace un nuovo stile che è stato aggiunto qualche giorno fa, e mi riferisco alla versione rossa, potete finalmente comprarlo. È solamente la seconda volta che esce nello shop, la prima volta fu circa 57 giorni fa. Purtroppo si tratta di una skin non più OP al 100% come prima. Perché, come potete vedere, ragazzi, sono state aggiunte delle chiazze di fango. Questo per evitare di essere confusi con quello che è l'ambiente circostante nel gioco. Esatto, raga, con questa skin fino a qualche giorno fa bastava stare su un prato dello stesso colore per essere mimetizzati. Quindi ai player in quel momento voi risultavate del tutto invisibili. Siccome c'è stato questo nerf, tra virgolette, chiamiamolo nerf, ma non è un nerf della skin, perché, raga, non si può dire nerf, è stato aggiunto il rimborso gratuito di quest'ultima. Quindi se magari non lo sapevate, dal menu principale recatevi sulle impostazioni, poi cliccate sull'omino e dirigetevi alla sezione rimborsi. Avrete il vostro rimborso gratuito di 800 V-Bucks, quindi ragazzi, tranquillissimi, non si brucerà il bigliettino di quando rimborsate qualcosa. Detto questo, ragazzi, guardiamo velocemente lo shop. È stata aggiunta una nuova emote da 500 V-Bucks che si chiama Contagioso. Mamma mia, ragazzi, quanto amo sto beat, quanto lo amo. E sto drop? Credo che d'ora in poi questa qui sarà la mia emote principale. Ed infatti, primo slot, mi dispiace. Raga, ci sarà sempre questa. Ma ve l'immaginate un emote del genere attraversamento? Negli oggetti in evidenza è rimasto Oppressore, una skin da 2000 V-Bucks che è stra bella. Abbiamo poi il suo piccone più la wrap. Allora, stile anteprima. Velocemente, ragazzi, perché già li conosciamo. Ok, la wrap invece è questa qui, fuoco d'angolo. Alright. Ed a quanto pare stanno ridroppando nello shop per fine estate tutte quelle che sono le skin dei 14 giorni d'estate. Questo l'avevamo già detto, ma pare essere proprio confermato al 100%. Quindi ha messo colpo skin da 1200 V-Bucks estiva, tra l'altro, e poi sopra le coperture di Jolly. Va benissimo, dai. 4 coperture per 600 V-Bucks, che mi sembra onesto. Però voglio vederle sul mecha, dai. Carinissime, raga, davvero belle. La differenza è veramente poca sul robot, però mi piacciono. È tornato Ghiacciolo.
Cattivo, cattivo, mi piace. E colpo di frusta, 800 V-Bucks. Vogliamo dare un'occhiatina anche a Kitsune? Va benissimo, ragazzi. Questa è una wrap che mi piace tantissimo. La Kitsune bianca su tutte le armi ci sta tantissimo. Vediamolo sul Mecha. E dove sta? Non la riesco a vedere, ragazzi. Ok, non si capisce nulla. L'ho intravista, ma... no, 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 non va bene. Fortunatamente hanno implementato anche derivestiva, quindi se non siete riusciti a beccarvelo nei primi giorni dei 14 giorni d'estate, ragazzi, rieccovelo qui. Di questo però mi piaceva un sacco il piccone, mi piace tuttora. 1200 V-Bucks per lui. Tanta roba, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, se vi stanno piacendo tutti questi video, vi invito a cliccare qui in basso a destra su supporto a un creatore e digitare al centro della schermata il mio codice creatore JKRMartex. Cliccate su accetta e aggiornatelo ogni 14 giorni. Io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici e noi ci becchiamo tra pochissimo in live oppure in un prossimo video. Un salutone da Martex. See ya, brothers!